pesce di lago. Cari amici della cucina bresciana, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Casonsei e Spät. Oggi ero attirato dalla scritta pesce di lago. Abbiamo già conosciuto gli amici della trattoria, la cascina in città ma a lago, ovvero Riccardo ha portato il lago in città, praticamente un grande esperto di pesce. E oggi voglio conoscere con lui e con la sua cuoca Barbara il luccio alla portesina. Molto molto interessante il personaggio e anche la cucina. Venite con me. Che se magna a calpes de lac, il adis che hai detto scolà. In che senso, Riccardo? Il adis che hai detto scolà, nel senso che chi lo può dire tranne che un lacustre, che qua si può mangiare pesce di lago. Se fossi stato di Gardone avrei detto che hai de Gardù o che hai de Salò. Io sono di toscolano moderno e dico il adis che hai detto scolà, perché portiamo le nostre tradizioni lacustre qua in città. Riccardo Poli, uno dei massimi esperti del pesce di lago di Garda. Posso dire così? I massimi esperti sono coloro che hanno passato tante ore in barca a pescare il pesce, cosa che io ho fatto, ma... Quali sono i migliori pescatori del lago di Garda? Ma i migliori pescatori del lago di Garda sono i pescatori che ogni volta che buttano una rete e prendono del pesce, ogni volta è una cosa nuova, una sensazione che il lago, la natura ti dà. Cioè ogni pescatore che ormai da 40 anni riesce a pescare, posso citare a Gargnano. Gargnano è un paese di pescatori importante dove c'è la famiglia Dominici, i Franz, loro sono grandi pescatori. Da noi a Toscolano Maderno c'è la famiglia Merzari che va a pescare e c'era la famiglia Zambiasi oppure il figlio esce ancora, ma sono rari. Quindi davvero pescatori. Famiglie che si tramandavano, ci tramandano i segreti della pesca. Certo, sì. E io so che tu praticamente 2, 3, 4 volte a settimana vai sul lago qua da Viale Piave per andare a scegliere il pesce migliore. Sì, diciamo che io vado 2 volte alla settimana, ma io adesso non vado direttamente diciamo dai pescatori, ma vado dal mio fornitore che raccoglie il pesce da tutte queste famiglie e che dà a me il pesce già selezionato e a volte anche lavorato, perché quando noi qua abbiamo tanto, tanto lavoro magari me li squama, me li prepara già preparati, già un po' puliti, e vado dal mio fornitore a Maderno che... E quindi il tuo fornitore ti ha fornito il luccio per oggi, il luccio alla portesina. Sì, un piatto oggi abbiamo il luccio alla portesina. Che pesce è il luccio? Il luccio sta sopra... Che tra l'altro questo è un luccio. Sì. Un'opera d'arte fatta con la motosega. Sì, un'opera d'arte che ha fatto un mio amico che fa queste opere d'arte con le motoseghe, simbolo del nostro locale da un po' di anni. Questo era un ciliegio che stava morendo e l'abbiamo fatto rivivere tramite il mio amico che ha fatto questa scultura con la motosega e l'abbiamo portato da Toscolano qua in città. Dimensioni quasi reali per un luccio. Sì, questa forse è la dimensione reale di un luccio di 7-8 kg. Il luccio sta sopra la catena alimentare di ogni pesce che c'è. E perché noi dovremmo mangiare il luccio? Qua si mangia il luccio perché il luccio è una carne stupenda, perché viene fatto, poi Barbara vi racconterà bene la ricetta di come viene fatto, però sicuramente il vapore, luccio al vapore, spolpato, è un piatto fantastico. Allora Riccardo, scusa, tu sei un bravo ragazzo, bello piacere parlare con te, ma ciao, bisogna andare di là. Ciao. Ben ritrovata Barbara. Ciao Roberto. Buongiorno, il luccio già pronto, già pulito. Luccio già pronto, già pulito, siamo fortunatissimi. Quindi oggi ci cucini luccio alla portesina. Luccio perché portesina, si chiama la portesina? Perché nasce appunto nella zona di Portese. Qualcuno potrebbe chiamarlo anche alla gardesana. Sì, diciamo che le due ricette si equivalgono. Sono molto simili. Sì, esatto. Allora vediamo. Partiamo appunto in questo caso da una baffa di luccio già pulita. Perciò più semplice. Baffa? Sì, la parte, diciamo, il mezzo pesce già pulito è un po' come la baffa di salmone, nel senso questa io è sono la ignorante, non so cosa va bene. È questa. Perfetto. Vi presento la baffa. Signori, ecco voi la baffa. Esatto. Questa qua, allora io perché ho la possibilità di farlo, cuocio al vapore in forno. A casa dovranno utilizzare una casseruola da vapore, nel senso che avrà una griglia qua, noi possiamo dare il forno al a vapore di sopra, a casa, esatto. Fate come potete. Noi utilizziamo, ma questa comunque è una ricetta al vapore, esatto. E poi la quali cottura, altri ingredienti abbiamo? La cottura del luccio è al vapore inizialmente, dopodiché
Abbiamo per la... Quanto rimarrà ora? Ah beh, questa, di queste dimensioni ci vorranno una ventina di minuti. Una ventina di minuti. Sì, poi dipende dalla grossezza, perché i lucci possono anche essere di grandissime dimensioni. Assolutamente. Ok, allora dopodiché abbiamo gli altri ingredienti che ci serviranno per finire la cottura. Perciò abbiamo delle acciughe, dei capperi del Garda, del prezzemolo tritato, sale, olio del Garda e un po' di scorza di limone. Sempre anche tutto qua. Del Garda, esatto. Anche i capperi. Anche i capperi, io sono abituato ai capperi del Castello dei Brei, ma che in realtà non si possono chiaramente cogliere, esatto. Però i capperi del Garda. Beh, ma alla fine crescono appunto sui muri e è solo una questione di temperatura. Avete mai sentito il profumo delicato del cappero? È una cosa indescrivibile, è uno dei profumi, degli aromi che io amo di più. Ma questo non c'entra. Un fiore molto bello. Personale. Va bene. Quindi noi abbiamo gli ingredienti, ma dobbiamo aspettare la cottura del luccio. Nel frattempo possiamo mettere la nostra polentina. Ah, c'è anche la polenta, perché non c'è luccio senza polenta. Esatto. Io pensavo di stare qua con le mani in mano. Nel frattempo, invece... la nostra acqua bowl, noi possiamo buttare la farina. Che farina usi? Perché anche la polenta... Io uso farina bresciana e farina di Storo miste. Ok, bramata. Metà così, e metà, diciamo. Sì, bramata bresciana. Ok, mettiamo la perché nostra... Perché anche la polenta ha le sue, sì. Le sue varianti, ha le sue regole. Io faccio prima un po' di olio sempre del Garda e metà e metà. Io ricordo i miei nonni mettevano il pane nella polenta. Sì, qualcuno mette la patata, qualcuno mette il pane grattugiato, è un po' a discrezione. Diciamo che io faccio un po' di brodo vegetale e un goccio di olio. Sale chiaramente. Un po' di farina di Storo, che vabbè, usciamo dal territorio bresciano, ma leggermente, siamo sempre dai. In zona, siamo sempre siamo sul nelle, territorio. Nelle vicinanze. Saranno giusto 3 km dopo, sì, il confine. Esatto. Con Trento, okay. Non siamo molto d'altronde, lontani. D'altronde, voglio dire, come Live TV e la rivista Vini e Cucina Bresciana, andiamo alla scoperta dei prodotti tipici e dei piatti del territorio e oltre qualche chilometro fino a Storo. Sì, dai. Ok. Quindi mentre va la polenta, a questo punto dobbiamo davvero aspettare il nostro luccio. Una caratteristica del luccio è di avere delle spine belle grosse. Sì, quindi... ha delle spine molto grosse, quindi anche ben visibili e comodo da pulire. Bisogna fare quindi attenzione. Nel sminuzzarlo vai, esatto, anche nel a momento togliere in cui le ultime spine. Lo puliamo, togliamola, eccola qua, vedi come sono fatte? Sono fatte a Y. Ma va! Sì, perciò sono comunque grosse e ben visibili. Quindi e nel facciamo... piatto non sono molto no, piacevoli. Non è il massimo, perciò facciamo molta attenzione quando lo puliamo, vediamo di toglierle tutte. A questo punto abbiamo la nostra polpa di luccio, che è stata cotta al vapore ed è pronta per passare in padella. E questa è una cosa che si può fare anche a casa, dell'olio, del sale e qualche spicchio d'aglio con un frullatore a immersione, se lo si tiene pronto, tanto ha una conservazione lunghissima perché è sotto olio, perciò qualche goccia sono sufficienti, invece che sporcarsi le mani ogni volta che si usa l'aglio, in questo caso lo facciamo una volta. Se preparate spesso qualcosa, esatto, in padella con olio si può fare anche in piccole quantità e conservarlo. Fatto questo possiamo mettere le nostre acciughe, i capperi. E qua inizia il festival dei profumi. I nostri capperi. A questo punto aggiungiamo il luccio sminuzzato. A parte abbiamo fatto del brodo vegetale con il quale continuiamo a bagnare il luccio in modo che non si asciughi troppo. Questa è una ricetta classica, questa o ci hai messo del tuo? No, questa è proprio una ricetta super classica. Super classica. Non quindi c'è nessun tipo di invenzione
e particolare. Se qualcuno vuole provare a farsela a casa, che consiglio gli diamo? Qual è il momento in cui bisogna fare davvero attenzione? In questo momento direi che l'aggiunta del liquido che mantiene il luccio sempre morbido è la cosa più importante, perché poi vedi che la ricetta è molto semplice. Infatti, oltre alla qualità del luccio, immagino. La qualità del luccio, allora purtroppo in pescheria si trovano anche dei lucci che non sono nostri del lago di Garda, che chiaramente vanno bene lo stesso, perché non sempre abbiamo la disponibilità per chi è a casa di avere sempre il luccio del lago. Chiaramente hanno un'altra qualità di carne, sono più asciutti, sono un po' più stopposi, però se noi continuiamo a emulsionare con del brodo vegetale anche, questo evita che il luccio si asciughi troppo. Okay, perciò adesso noi lo lasciamo andare un po', aggiustiamo di sale. Allora, deve ammorbidirsi, anche qua dipende sempre dalle quantità, però lo vediamo, no? Adesso la carne è ancora abbastanza compatta, deve assorbire il liquido che abbiamo messo e ammorbidirsi ancora un po', amalgamarsi meglio. Quindi torniamo ad aspettare? Torniamo ad aspettare ancora qualche minuto. Così nel frattempo anche la nostra polentina si sarà cotta, mentre lo giriamo controlliamo sempre se magari vediamo qualche altra spina e lasciamo cuocere ancora per una decina di minuti almeno. Roberto, cosa stavi facendo? Non è ancora pronto. Non è ancora pronto. Manca il tocco finale. Ah, ok, stavo solo controllando in effetti. Ah, ok. Non che abbia voglia di essere. Mangiare. No, ma scherzi. No, era solo un'impressione. Che tocco finale manca? Manca il prezzemolo. Ah. Prezzemolo che va aggiunto a fine cottura per evitare che diventi amaro. Amaro. Perciò non deve amaro continuare. Il luccio o il prezzemolo? Amaro tutto. Perché l'amaro del prezzemolo poi si trasmetta tutto il resto. Ok, quindi solo. Ok, perciò solo alla fine. Che lo aggiungiamo e facciamo saltare e poi ci siamo, poi potrai assaggiare. No, che voglia, eh. Siamo pronti per impiattare. Nel frattempo è pronta anche la polenta. Nel frattempo è pronta anche la polenta. A questo punto. Senti, ma tu mettiamo. Sei tipo la polenta dura o molle? Io ho una via di mezzo. Nel senso no, che è una diatriba molto importante, sì, sento sempre di perché tutti i colori. Troppo morbida non mi piace, soprattutto per un piatto di questo genere, perché il luccio, vedrai, verrà appoggiato sopra. Perciò la polenta deve avere una consistenza che lo possa sostenere, se no diventa tutta una poltiglia unica. Okay. Troppo dura, no. Diciamo che una via di mezzo è l'ideale. Per fare un impiattamento un po' carino, noi possiamo utilizzare un mestolo bagnandolo. Prendiamo un mestolo di polenta e lo adagiamo nel nostro piatto, così avremo una base sulla quale poi mettere il nostro luccio. Chi non ha mai sognato di dormire su un letto di polenta? Ok, a questo punto prendiamo il nostro luccio e senza tanti convenevoli lo presentiamo. Senti, io vado ad accomodarmi, magari mandami Riccardo per l'assaggio finale. Perfetto. E io direi, Roberto, che se vuole portare anche un po' di vino. Ok. Non ci fa schifo. Parlo con lui. In attesa del luccio sono molto curioso di assaggiarlo. Eccoci. Ecco Riccardo. Il luccio alla portosina. Ti ringrazio, però mi sembra che manchi qualcosa, eh? Sì, sì, adesso io ho pensato di darti un bel vinello che ci sta bene col luccio. Allora, io intanto assaggio il luccio. Secondo me col luccio ci sta bene questo chiaretto. Questo è un bel chiaretto, il chiaretto viene fatto con le uve di Groppello Barbera Sangiovese Marzemino, è un Garda classico, perché i Garda classici vengono fatti con questi tipi di uvaggi.
Il chiaretto, gli stessi vitigni che usano per fare il grado classico, lo chiamano anche nella zona della Valtenesi qualcuno un vino di una notte, che lo fanno di notte per un discorso di acidità delle bucce delle uve. Qua mettono giù, come vedi viene fuori un chiaretto che non possiamo chiamarlo rosé. Chiaretto è nel disciplinare della Valtenesi, questo chiaretto essendo che ha un profumo. Sì, ha dei bei profumi accentuati, un tocco finale di acidità che è bellissimo per sgrassare questa carne del luccio, che è anche a volte un po' grassa la carne. Se ti dico la verità, adesso l'ho assaggiato volentieri perché è bello fresco e prima di assaggiare il luccio mi ero scottato la lingua. Ora speriamo che nel frattempo si sia rinfrescata. Comunque grazie Riccardo. Prego. Sei veramente prezioso. Buon appetito. Buona continuazione. Stavo dicendo, soprattutto ne sai un sacco, bravo, mi piace. Direi che dovreste venire a provarlo di persona, non a mangiare qua, anche se si mangia molto bene, ma a provare lui proprio. Buono. Vi ricordo che questa ricetta e tante altre le trovate sul prossimo numero di Vini e Cucina Bresciana, il nostro importantissimo partner. Ma soprattutto vi ricordo a me piace che le cose possono piacere o non piacere, ma l'importante è deciderlo solo dopo averle assaggiate. Troppo pieno il mondo di chi dice ah no, io quella cosa lì senza mai averla provata. Questo lo proverei. Viva la cucina bresciana e anche il vino bresciano. Viva tutto. Bravi Riccardo e Barbara. Cucina Bresciana, la rivista che dal 2004 racconta sapori e tradizioni del nostro territorio. Ricette e consigli, vini e cantine, prodotti tipici, itinerari, ristoranti, cultura ed eventi enogastronomici. In questo numero lo speciale Ricette con agrumi, le limonaie bresciane, dove trovarle, vi racconteremo le loro realtà. Speciali vini bresciani e per la rubrica Andar per osterie, la storia e le ricette della trattoria a Lago, la Cascina in città, a Brescia, e l'agriturismo Il Gallo 2 di Botticino Sera. Vini e cucina bresciana, questo e tanto altro in edicola.